Accidenti, ma se l'ho appena smontata e lubrificato da cima a fondo. Importante qua fuori. Guardi, guardi lei. Già, effettivamente è piuttosto strano. Strano, sì. Come te lo spieghi? È una nuvola che è andata a mettersi proprio sulla chiatta. Non lo so, ma è una cosa che non mi piace. Ho visto tante cose strane sul mare, difficili da digerire. Come gli schifosi sandwich che prepari. Ci deve essere un corto da qualche parte. Chavez, che sta succedendo? Succede? La bussola è impazzita! Stiamo andando fuori rotta! Non riesco a governare! Resisti! Resisti, Chavez! Resisti! Andiamo. Dove sei, Juan? Sono qui, capitano. È finita, per fortuna. Stavo per essere buttato in mare, capitano. Juan, prendi il timone. Sì. Guardi la chiatta. Si è sganciato. Ma cos'è, allora, che tiene ancora in tiro il cavo? Fa freddo. Fa molto freddo, capitano. Sì, fa un freddo cane. Tanti anni di mare, non avevo mai visto una cosa simile. Un freddo glaciale, in pieno agosto. Le lamiere, invece, erano roventi. Qualcosa in quella strana nube aveva assorbito l'energia del nostro generatore e dei nostri motori. Aveva addirittura assorbito il calore dell'aria. E quel qualcosa aveva cercato di attirarci contro la nube. Un oceanografo svedese asserì che la chiatta era stata inghiottita da una tromba marina. Ma il capitano Henry era un lupo di mare, in grado di riconoscere una tromba marina, e lui giurò di non averla vista. A parte che una tromba marina non avrebbe spiegato l'inconsueto calore del rimorchiatore dopo l'incidente e l'energia elettrica scomparsa. Naturalmente la stampa prestò scarsa attenzione a ciò che accadde a quei marinai, ma poco dopo le reazioni furono diverse, quando 1500 persone si trovarono nei guai nel triangolo. Era il 3 aprile 1974 e il transatlantico più lussuoso del mondo, il Queen Elizabeth II, navigava a 100 miglia a sud delle Bermude. Non molto lontano lo seguiva il guardiacoste che lo teneva sotto controllo, sia a vista che sugli schermi radar. Incredibile. È scomparso. Chi è scomparso? Il Queen Elizabeth II. Lo avevo qui, sullo schermo radar. E di colpo è scomparso. Ma lo abbiamo ancora in contatto visivo? Non lo so, signore. Sì, è davanti a noi. Può darsi, signore, ma dal radar è sparito. Signore e signori, è il vostro comandante che vi parla. Vi prego di prestarmi la vostra attenzione e di accettare le nostre scuse, ma si è verificato un contrattempo tecnico di scarsa importanza.
Il rapporto ufficiale parlò di una caldaia difettosa ed evitò accuratamente di nominare il triangolo delle Bermude. Oltretutto, la maggior parte dei passeggeri del Queen Elizabeth II non sapeva di trovarsi nel triangolo delle Bermude. Ma vi fu un uomo, invece, che non dimenticò mai la sua esperienza in quella zona. E malgrado Charles Wakely sia sopravvissuto, potendo raccontare la sua storia, si può pensare che proprio il triangolo sia in qualche modo responsabile della sua morte. Wakely era un esperto pilota, con 10 anni di esperienza al tempo dell'incidente. Era appena sceso da un aereo di linea, aveva pilotato un charter di vacanzieri a Nassau e stava rientrando in volo a Miami. Il cielo era terso e le stelle brillavano sulla sua testa. Charles Wakely decise di svelare i misteri del Triangolo delle Bermude. Triangolo delle Bermude, giorno 31 dicembre. Testimonianza donna. Il soggetto stava volando dalle Bermude verso Miami, quando a circa metà strada il soggetto ebbe un contatto con forze sconosciute. Sì, ebbi una sensazione stranissima. Prima di tutto le cose intorno a me diventarono come fluorescenti. Le ricerche di Wakely finirono tragicamente quella notte del 74. Sembrava di... C'era una vibrazione. L'assassino e il movente sono rimasti un mistero. È stata una sensazione terribile. Una sensazione che non dimenticherò mai. Mai. Che c'è veramente qua fuori? È una forza invisibile che c'è nell'aria? Sulla superficie del mare? O magari sotto il mare? Che delle anomalie esistano in questa zona è accertato. Per esempio, molti marinai e piloti sanno che avvengono 2 fatti strani nel triangolo delle Bermude. Il primo è chiamato zona morta e mette fuori uso le apparecchiature radio. L'altro è uno scarto nelle bussole, che trovandosi in quella zona indicano il nord reale e il nord magnetico. Ma c'è anche un altro mistero nel triangolo delle Bermude che nessuno può negare, perché lo si può vedere e toccare. È dritto davanti a noi, al largo delle Bahamas, il luminoso risplendere delle misteriose acque bianche. Colombo fu il primo a vederle quando raggiunse il Nuovo Mondo. Ed è questa l'ultima cosa della Terra che vedono gli astronauti quando si dirigono verso la Luna. Siamo in orbita.
È un fenomeno questo che rende perplessa la scienza moderna. Ma il filosofo greco Platone forse aveva la risposta, e con lui gli antichi egizi e il famoso medium Edward Kesey. Loro si troverebbero certo d'accordo nel convincimento che il mitico continente di Atlantide sprofondò in questa zona 12.000 anni fa. Migliaia di persone nel mondo hanno ascoltato le sconvolgenti rivelazioni di Edward Kesey, che predisse con molti anni di anticipo terremoti, l'assassinio del presidente Kennedy e grandi applicazioni scientifiche come quella del laser. Può l'acqua bianca essere in qualche modo collegata con l'affermazione di Kesey che Atlantide si trova sommersa qui, al largo di Bimini? Questo rilevamento, effettuato col sonar su una vasta porzione del fondo marino, mostra qualcosa che ha l'evidente forma di una piramide. Si calcola che abbia un'altezza di 128 metri e una base di 164, molto vicino quindi alle dimensioni delle grandi piramidi d'Egitto. Circa un centinaio fra studiosi della preistoria e archeologi ammettono che Atlantide è esistita. Questi ricercatori collocano Atlantide esattamente dove Platone, gli Egizi e Kesey dissero che si trovava, sul fondo dell'Oceano Atlantico. Nel 1940 Kesey disse che i primi indizi di Atlantide si sarebbero trovati al largo di Bimini nel 1968, quasi a conferma di questa curiosa spedizione archeologica. 28 anni dopo, nel 1968, l'oceanografo dottor J. Manson Valentine e tre suoi collaboratori scoprirono un grande muro di pietre irregolari, modellate e accuratamente allineate per formare quello che oggi è chiamato muro o strada di Bimini, di cui la sola parte visibile è lunga più di 270 metri. Del resto, anche la nostra storia registra cataclismi che distrussero intere città, come Pompei, sepolta dall'eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. Alcuni ricercatori sono convinti che una cultura avanzata come Atlantide possa essere veramente esistita 12.000 anni fa, ma che le sue conoscenze siano sprofondate in mare per un'improvvisa catastrofe. Nel 1933, Edward Kesey descrisse le rovine che giacciono al largo di Bimini, dove è concentrata l'immensa energia delle stelle raccolta in un potente cristallo chiamato Pietra Tuaoi. Un'energia radiante che Kesey pensava questo cristallo assorbisse dalle profondità dello stesso universo. Da quelle forze magnetiche che, non più controllate dagli Atlantidi, scatenarono sul loro continente un tale cataclisma da cancellare completamente un'intera civiltà. Platone e Edward Kesey avevano ragione? Atlantide è davvero qui, sommersa al largo di Bimini? E che dire della potente pietra Tuaoi di cui Kesey ha parlato, il cristallo che sfruttava il magnetismo e il terribile potere delle stelle? È possibile che si trovi ancora nelle profondità marine al largo di Bimini? Magari è ancora attivo? In alcuni ambienti si sostiene un'altra teoria, una specie di tunnel antigravitazionale che si forma sulla superficie come un vortice,
un campo magnetico inverso in grado di alterare la struttura molecolare di qualsiasi oggetto che ne entri in contatto. Anche se può sembrare fantastico, esiste una donna che ha assistito allo svilupparsi di questo vortice. Il suo nome è Elaine Mayse, la data è il 25 agosto 1971. So che la mia storia vi potrà sembrare assurda, ma è la verità. Credetemi, vi prego. Io non mi intendo di teorie scientifiche o di cose complicate come la gravità. Quel giorno ero solo una turista che si stava godendo il volo da Miami a Nassau in una splendida mattinata di sole. Buongiorno, signore e signori. La colazione verrà servita fra 10 minuti. Desiderate il caffè? Allacci la cintura, per favore. Per favore, signori, allacciate le cinture. Anche lei, signore, per cortesia, allacci la cintura di sicurezza. Signori, attenzione, allacciate tutti le cinture di sicurezza. Signore e signori, vi prego, fate un po' di attenzione. Il comandante informa che si potrebbe verificare la necessità di effettuare un atterraggio di emergenza. Signori, le cinture! Bene, signora, anche lei, per favore. Signora, deve allacciare la cintura. Stia calma, non succederà niente, andrà tutto per il meglio. Sono vista brutta, sai. Ah, sì, forse sembravamo in mezzo a un ciclone. Che paura, che paura è passata. Se qualcuno mi avesse detto che poteva accadere una cosa del genere nel triangolo delle Bermude, non gli avrei creduto. Ma ora so che tutto è possibile. Terrorizzata e in preda al panico come gli altri passeggeri, Elaine Mayse si dimenticò della macchina fotografica. Così andarono perdute le foto che aveva scattato a quello strano vortice. In seguito però lei e gli altri passeggeri del volo 51 raccontarono quello che avevano visto e lei fece questo disegno del vortice. Frau Mayse è stata fortunatissima. È sopravvissuta alla terribile esperienza col vortice magnetico. Altri non hanno avuto questa fortuna. Come il pilota Caroline Caschio e il suo passeggero Richard Rosen, che si imbatterono in una distorsione temporale che, a quanto sembra, li fece entrare in un'altra dimensione. Qui Grant Ark, mi sentite, Cessna? Cessna, è il Grant Ark che chiama, riuscite a sentirmi? Tu vedi niente sotto di noi, Rick? No, è deserto. Deserto? Quelli sono pazzi. Allora dobbiamo essere fuori rotta, Grant Ark. È abitato, ci sono case. Io li sento, ma loro non sentono me. C'è qualcosa che non va nella loro radio. Non solamente nella radio, anche la vista gli fa strani scherzi. Stanno volando su di noi. Che isola è quella? Non sapevo che ci fosse un'isola deserta in questa zona. Ma dove siamo finiti? Quell'uomo è pazzo, allora. Sono sopra di noi, te l'ho detto. Qui è Grant Ark a Cessna, siete sopra di noi! Mio Dio, Rick, dobbiamo andare via di qui! Andar via da dove? Di cosa sta parlando? Sono spariti! Cosa? Vieni a vedere! Dell'aereo di Caroline Caschio non si sentì più parlare e non venne mai più ritrovato. Questa è l'isola di Grant Ark vista dall'alto. Come mai la signorina Caschio e il suo passeggero non riuscirono a vedere gli edifici e le piste di atterraggio?
Alcuni medium ipotizzano che l'aereo sia entrato in una distorsione dimensionale, una finestra nello spazio, se preferite, una specie di alterazione spazio-temporale che ha trasportato l'aereo in un'epoca precedente, nel passato, quando edifici, piste, non esistevano ancora. Sembra fantastico questo viaggio a ritroso nel tempo, non è vero? Ma gli esperti insistono che è teoricamente possibile. E testimoni oculari affermano di aver visto navi e aerei sia apparire che improvvisamente scomparire. Questo naturalmente nel Triangolo delle Bermude. Nel 1881, un allievo molto particolare della British Royal Navy, imbarcato sulla Inconstant, riferì di aver visto l'olandese volante apparire improvvisamente in una nebbia fosforescente, per poi sparire di colpo un attimo dopo. Insisto che sia riportato sul giornale di bordo. Scriva che abbiamo visto coi nostri occhi apparire un vascello fantasma, l'olandese volante. Molto tempo dopo, salito al trono, re Giorgio V raccontava spesso di questo misterioso episodio occorsogli nel Triangolo delle Bermude. Davvero può esistere un luogo dove navi e aerei scompaiono in un'altra dimensione? Per poi magari riapparire dopo un certo periodo di tempo? Sfortunatamente, molti avvenimenti di questo tipo non hanno testimoni o sono nascosti per evitare imbarazzanti domande. Domande che ancora oggi non hanno facile risposta, come l'incidente del misterioso vuoto temporale accaduto all'aeroporto di Miami pochi anni fa. Un jet di linea era in contatto con la torre di controllo di Miami. Previsto inizio delle operazioni d'atterraggio fra 15 minuti, in perfetto orario. Ok, 403, ricevuto. Dammi l'ora esatta, d'accordo Miami? Fra 5 secondi saranno esattamente le 0008. Ok, perfetto. Era una notte limpida sul Triangolo delle Bermude e i controllori di volo di Miami svolgevano il loro lavoro con grande facilità. Che ti prende? Quella strana nuvola, da dove salta fuori? Già, credo di non aver mai visto niente di simile a questa altitudine. Volo 403, qui è Miami, mi sentite? Jack, ho l'impressione che abbiamo dei problemi con la radio. Volo 403, se mi sentite rispondete sul canale d'emergenza. Interrotto contatto con il volo 403. Dammi Peterson. Sì, è il controllo aereo, abbiamo perso contatto con il 403. Erano a circa 20 minuti da noi. Sì, d'accordo. Come mai non vediamo ancora Miami? Cos'hai, fretta? Che ore sono? Credo che il mio orologio sia rotto. Le 12 e 12. Allora funziona. Ma è impossibile. Sono passati solo 3 minuti da quando sono uscita. Sono arrivata fino in coda, ho servito 3 aperitivi, ho aiutato una vecchietta a tornare al suo posto dal bagno, ho portato un'aspirina a un passeggero e una tazza di caffè a un altro. No, non è possibile che abbia fatto tutto questo in 3 minuti. Date l'allarme alla guardia costiera, potrebbero essere ammarati a 225 miglia a sud-est. Avanti, fammi vedere, tesoro. Sembra che stiamo uscendo da quella strana nuvola. Sì. Però è curioso. Cosa? Non la vedo più dietro a noi. È già scomparsa. È vero. Sì. Sì. Peterson, la guardia costiera ha 2 aerei pronti nella zona e anche una vedetta. Allora dia alla guardia costiera che li faccia decollare. Aspettate, ce l'ha di nuovo. Sei sicura? Eccolo, non vedete? È ricomparso improvvisamente. Ma cosa può essere successo? La colpa non può essere dell'apparecchiatura. Ma no, vanno bene, funziona tutto perfettamente. Ah, allora non ha senso.
Avvertite la guardia costiera che l'allarme è rientrato. Sono riapparsi sullo schermo. Tu come te lo spieghi, Pete? Cosa può averli fatti sparire dallo schermo per 10 minuti? Ah, ci penserò quando mi sarà passato il mal di stomaco. Cos'è questa emergenza? Non abbiamo comunicato difficoltà. Che vi è successo lassù? Non so di cosa stai parlando. Dovete aver perso quota, siete spariti dal radar, come mai? Non capisco cosa vuoi dire, siamo atterrati in perfetto orario, spaccando il secondo. Con 10 minuti di ritardo, ma non ha importanza. Sono le 12:36 e abbiamo atterrato 5 minuti fa. Le 12:46, tu vai 10 minuti indietro. Anche il mio orologio fa le 12:36. Va male, ho detto che sono le 12:46. E Leslie, che ora fa il tuo orologio? Sono le 12:37. Pete, abbiamo controllato l'orario con la torre di Miami non più di mezz'ora fa e i nostri orologi erano perfetti. E incluso quello di bordo. Aspetta un momento. Permesso, scusa. Sono le 12:37, proprio come sui nostri. Ehi, Peterson, tutti i nostri orologi indietro di 10 minuti. È pazzesco. Pete, come può essere successo? Vorrei saperlo, ti giuro. Dalle 12:10 siete scomparsi dal radar e siete riapparsi alle 12:20. Sono 10 minuti nei quali voi non siete esistiti. Che cosa può essere accaduto a questa gigantesca nave volante? Sembra piuttosto improbabile che gli orologi dell'intero equipaggio e anche quello di bordo fossero tutti indietro di 10 minuti esatti. Ma può il volo 403 essere passato attraverso una distorsione dimensionale, scomparendo per poi ricomparire dopo 10 minuti? Può essersi fermato il tempo a bordo dell'aereo, che sia rimasto sospeso, chissà dove, nella quarta dimensione? È possibile questo? Basandosi sulla teoria di Einstein dei campi unificati, molti scienziati sostengono che forti concentrazioni di magnetismo, come quelle esistenti nel triangolo, potrebbero alterare la struttura molecolare della materia, causandone la sua scomparsa o anche il trasferimento in un'altra dimensione. Dopo la pubblicazione di un suo libro nel 1955, il dottor Jessup, famoso astronomo e ricercatore scientifico, ricevette una lettera che doveva dare una nuova direzione al suo lavoro. Il libro del dottor Jessup voleva convincere i suoi colleghi della comunità scientifica a rivalutare la teoria dei campi unificati di Albert Einstein, ma era totalmente impreparato a questa lettera. Mio caro collega, per ragioni che le saranno presto chiare, preferisco presentarmi a lei come Carla Allen. Voglio informarla, per dovere di coscienza, che la teoria di Einstein è stata messa alla prova con dei risultati sorprendenti. Esperimento Philadelphia era il nome in codice di un test segreto condotto dalla Marina nell'ottobre del 1943 a bordo della Eldridge, un cacciatorpediniere equipaggiato appositamente con singolari apparecchiature elettriche ed elettroniche. Il test sarebbe dovuto servire a sviluppare delle tecniche di mimetizzazione. In base ai calcoli di Einstein, la Marina aveva progettato e costruito 4 enormi generatori. Essi avrebbero prodotto un massiccio flusso di energia e, azionati al momento opportuno, avrebbero creato una specie di involucro attorno alla nave, uno schermo di fumo magnetico, diciamo. Sono 4 i generatori sul cacciatorpediniere. Uno sul ponte provvisorio, uno al centro della nave e a poppa gli altri 2. Quando daremo inizio all'esperimento, i diversi potenziali dei generatori altereranno la struttura dell'atmosfera che circonda la nave, che acquisterà un colore simile a quello del mare. Il cacciatorpediniere quindi diventerà invisibile. Non proprio, signore. Ma la nave verrà come nascosta da una specie di bozzolo magnetico. Ah, capisco. Pronti, signore? Bene, la prego, sieda, signore. Dare inizio al conto alla rovescia. Attenzione, attenzione! Tutti gli uomini raggiungano i posti operativi. Procedure espletate. Tutti gli uomini hanno raggiunto le posizioni assegnate.
Inserire contatto. Eldridge pronto a procedere, signor.